Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 11 gennaio ricordiamo Sant'Igino Papa. Ascoltiamo. Poco si sa di lui, probabilmente fu di origine ateniese. Morì durante la persecuzione di Antonino Pio. Divenuto papa nel 138, occupando per ottavo la cattedra dell'Apostolo Pietro. Durante i 4 anni del suo pontificato dovette affrontare l'eresia gnostica di Valentino e Cedone, i quali sostenevano che ai semplici fedeli può bastare la fede, mentre ai dotti si addice la scienza, che può spiegare a livello filosofico la fede. Igino si adoperò per la preservazione dell'integrità dell'insegnamento evangelico. Egli inoltre istituì dei gradi ed una gerarchia nel clero per migliorare il servizio della Chiesa e preparare i candidati al sacerdozio attraverso un progressivo avvicinamento ai santi misteri. A lui è legata l'istituzione del padrinato per il battesimo. Si crede che Sant'Igino non abbia subito il martirio, ma tuttavia è annoverato tra i martiri per aver dovuto sopportare le persecuzioni durante il suo pontificato. Fu sepolto in Vaticano, accanto al principe degli apostoli. Sant'Igino Papa si ritrovò a dover fronteggiare una eresia veramente pericolosa. Parliamo della corrente dello gnosticismo. Chi erano questi gnostici? Erano sostanzialmente anche dei filosofi, dei pensatori che avevano sviluppato questa visione dell'umanità. Ci sono persone di serie A e persone di serie B. Le persone di serie A ovviamente sono quelli intelligenti, quelli che riescono a capire il mondo, quelli che riescono a guadagnarsi, a sviluppare una certa cultura, mentre gli altri sono quelli che non hanno gli stessi strumenti dal punto di vista intellettuale, ma addirittura, dico io, anche economico, per potersi permettere un avviamento alla cultura. Allora le persone di serie A e le persone di serie B vengono differenziate anche in questo, perché anche Dio è qualcosa che si può conoscere. Allora la conoscenza di Dio, delle cose di Dio, spetta solamente alle persone di serie A, mentre le altre, quelle di serie B, possono solamente stare ad ascoltare quello che gli viene detto, anche da un certo punto di vista, come concessione, come regalo, da coloro che sono i sapienti, quelli ai quali spetta sapere Dio. Ovviamente questa non è la visione cristiana. Ricordiamo le bellissime parole di Gesù, una delle preghiere più belle che rivolge al Padre, in cui lo benedice e gli dice: ti ringrazio Padre perché ai piccoli hai rivelato queste cose e le hai nascoste ai sapienti. Allora non sarà forse che quella di cui Dio parla è una sapienza leggermente diversa? Sì, Dio non parla della sapienza dei libri, della sapienza dei teoremi e della cultura. Quella che Dio richiede, quella che Dio apprezza è la sapienza dell'amore. È colto chi sa amare davanti al Signore. Ed ecco che non esistono quindi più persone di serie A e di serie B che vengono distinte in base alla sapienza, alla cultura, ma tutti siamo figli di un unico Dio e ciò che in realtà conta veramente è quanto sai amare. E proprio questo ha detto Papa Francesco quando è stato qui a San Giovanni Rotondo. Parlava proprio di sapienza nella sua omelia e diceva che la vera sapienza non risiede nell'avere delle grandi doti e non risiede nella potenza. Non è sapiente chi si mostra forte e non è forte chi risponde al male con il male. L'unica arma sapiente e forte e invincibile è la carità animata dalla fede. Allora la provocazione di oggi è un po' iniziare a vedere nella nostra vita che cosa ne facciamo della nostra sapienza. Non è che la usiamo come arma per schiacciare gli altri che sono più deboli. Da oggi in poi che non sia più così, ma che la nostra sapienza sia messa a servizio di tutti. E per questo chiediamo l'aiuto e l'intercessione di Sant'Igino e lo supplichiamo. Prega per noi.